di Centro Network. Con mister Eusebio Di Francesco, mister premiato per il primo premio nazionale del Delfino d'Oro, un bellissimo riconoscimento se pensiamo al campionato che lei ha fatto quest'anno, ha raggiunto un traguardo storico come l'Europa League in una piazza come quella di Sassuolo. Beh, sicuramente per noi è stata una bellissima soddisfazione e mi piace condividere il premio con i miei ragazzi e con tutta la società che mi ha permesso di poter lavorare in questi anni in un certo modo. Poi sono venuto in un posto bellissimo a ritrovare anche degli amici che conosco da tanti anni, per quello per me è un doppio piacere. Come se lei è venuto in questo meraviglioso paesaggio che l'ha premiata sia per l'abnegazione sia per la professionalità che ha dimostrato quest'anno. Ricordiamo che lei arriva nel 2012, primo anno di B, subito promozione in A, solamente la parentesi in cui viene sostituito da Malesani, per il resto è assolutamente tutto perfetto nella dinamica Sassuolo. Non posso non fare qualche domanda di mercato, ecco, in base a che cosa vuol dire per il Sassuolo eventualmente perdere Versalico anche in ottica Europa League, che farete, e Berardi resta al Sassuolo? No, avete scelto la persona sbagliata per parlare di mercato, nel senso che io faccio l'allenatore, ci sono le persone preposte. Se mi chiedete un giudizio tecnico vi posso dire su tutti i giocatori che volete. Versalico è un ottimo calciatore, è uno dei giocatori più richiesti che abbiamo ed è giusto che sia così, perché secondo me è un terzino che potenzialmente è di livello mondiale e ha dimostrato quest'anno di essere cresciuto ancora notevolmente. Detto questo, lo stesso Berardi per me è come un figlio, perché siamo cresciuti insieme nel Sassuolo e vedremo se deciderà o meno di andare a Juve, dipende molto anche dalla sua volontà. A proposito di figlio, c'è suo figlio Federico Di Francesco, ha fatto molto bene quest'anno in B, ecco, al Lanciano. Come lo vedrebbe con la maglia granata e la Salernitana? Benissimo per la piazza, per quello che è l'entusiasmo della città di Salerno. Però detto questo, magari Federico può anche ambire a qualcosa di più importante in questo momento, ma ritengo che Salerno sia uno di quei posti dove ogni calciatore magari vorrebbe giocare per la categoria di Serie B. A proposito di Salernitana, quest'anno di B della squadra campana. Cosa succede proprio adesso? Sì. È la pillola che devo prendere, capito? Esatto. A una certa età bisogna prendere la pillola. Sì, dicevo, un giudizio tecnico sulla Salernitana. Beh, ha sofferto, però alla fine è riuscito a ottenere quello che voleva, un risultato in un campionato veramente infinito come la Serie B, anche se ci sono state diverse situazioni come il Lanciano penalizzato, per quello non è stato un campionato facile per la Salernitana. Il fatto di poter mantenere la categoria potrà permettere il prossimo anno di costruire meglio e magari evitare gli errori che si sono fatti in precedenza. Dove sarà Eusebio Di Francesco l'anno prossimo? A Sassuolo, anche perché ho scelto di rinnovare non prendendo in considerazione altre offerte, perché ritengo che Sassuolo sia una delle società che in questo momento abbia nella testa la programmazione. In Italia di programmazione se ne fanno poche, si è pressa pochissimo in tutto quello che si fa, si traggono giudizi con troppa facilità all'inizio, mentre a Sassuolo c'è la possibilità di poter lavorare in un certo modo. Io sono contento di questo. Quali offerte ha rifiutato? Ma questo non gliele posso dire, le dico solo che ho scelto di rimanere perché ritengo che Sassuolo sia una di quelle società che ha grandissimi margini di crescita. Anche perché è già stato una storia. Di Centro Network.